dei 5 Stelle a tre giorni dalla kermesse al Circo Massimo di Roma, ancora forti le polemiche con il sindaco di Parma Pizzarotti, che ora è arrivato anche a mettere in discussione direttamente la leadership di Grillo e anche di Casaleggio. Ce ne parla Francesca Ragosa. Noi siamo dei parlamentari che le battaglie sulla tutela dell'articolo 18 le devono fare in aula e nelle commissioni. A livello personale, molti dei miei colleghi, come cittadini, come lavoratori, perché siamo tutti, prima di avere questa esperienza, siamo tutti lavoratori, saremo presenti. Saremo in piazza a titolo personale con i sindacati, annuncia Lombardi, mentre i senatori 5 Stelle hanno già sfidato il governo a non porre la fiducia sulla riforma del lavoro, pronti a ritirare gli emendamenti. Le scadenze politiche non oscurano, però la sorpresa per la scaletta del Circo Massimo è arrivata già chiusa anche ai parlamentari per l'esclusione del sindaco di Parma dal palco, che da tempo è critico verso Grillo e anche verso la convention del 10 ottobre, la prima organizzata dopo le europee. Ha detto che al movimento non serve una passerella ma un confronto vero. Molti parlamentari, da Di Battista a Di Maio a Bucarella, hanno minimizzato, anzi hanno accusato la stampa di disinformazione. Il sindaco di Parma oggi rilancia il confronto, anzi arriva quasi a mettere in dubbio la leadership di Grillo e Casaleggio. Ripete che nel movimento ci sono le persone ma non le idee, che serve un leader candidabile e la questione va affrontata. Il concetto di leadership è un po' contro il progetto culturale che abbiamo di responsabilizzazione del singolo cittadino. Sicuramente noi abbiamo delle rappresentanze nelle istituzioni, così come Pizzarotti è il rappresentante massimo del Movimento 5 Stelle a Parma, ci sono i rappresentanti in Parlamento, i rappresentanti nei vari enti locali. Quindi è giusto che le persone che si assumono determinate responsabilità per il ruolo che hanno abbiano poi oneri ed onori di queste responsabilità, quindi quel concetto di leadership va ovviamente mantenuto come impegno. L'ha mantenuto con impegno, bisogna discutere. Potrebbe essere Di Maio che sarà lui a passare il microfono a Grillo nella serata conclusiva. Ma stiamo dando tipo la valenza della fiaccola del Teodoforo, no?